Oh, vabbè, non ci credo. Proviamo tutti i nuovi lip oil di Elf. Raga, costano solamente 10 euro. Vediamo se ne valgono la pena. Direi di iniziare da quello trasparente, così poi non vado a sporcare gli altri. Allora, la formula. La formula sembra burro e poi il tosatore è molto grande. Andiamo a provare questo, che sicuramente me ne innamorerò perché mi ispira un sacco. La texture là va leggermente a colorare di rosso le labbra, stupendo. Poi Pink Quartz, secondo me questo sembra un pochino trasparente, si comporta molto come quello trasparente. Rose Envy, questo secondo me è leggermente più pigmentato. Sembra molto quello rosso, però leggermente di meno. Questi due colori non sono dei colori che utilizzo, quindi li declattererò. Adesso che ci siamo, voglio provare questo corallo, perché ho visto che va un botto di moda adesso. Make up, e siamo basati sui toni pescati. Fatemi sapere qual è il vostro preferito e noi ci aggiorniamo su Instagram. Il mio problema è che non ho ancora trovato il mio supermercato fisso, della quale vado fiera, e visto che nei commenti me ne avete consigliati tanti, oggi ragazze tocca ad Agora. Ho provato questo Fenty Skin al melone. Mi sa proprio d'estate. Io non sono esigente, voglio poche cose. Un parcheggio facile. Banco carne che banco pesce, quindi fresco. Vorrei riempire il mio frigo senza spendere un rene o chiedere un mutuo. Sono arrivata. Prima cosa, il parcheggio è gigantesco. Diciamo che non è una zona pazzesca, quindi andrò a mettere lui. Che sta cercando di mangiare sano, bilanciato, un po' di tutto. Ogni volta non vuole spendere 70.000 euro per la spesa. Yakult Giovanni Rana, buonissimo. La pasta presa ci faccio tipo un würstel dentro con la pasta fuori. Zimil, yogurt senza lattosio. Succhettini alla pera. Un aglio, non criticarmi. More e würstel. Uova, ricotta e spinaci, gran tortello. Patate, queste buonissime. Pesce, ho preso salmone, colorata e ho speso pochissimo, tipo 12 euro. Arance, vitamina C. Sempre. Estate alla pesca. Questo mi ispirava al pro vanilla, ma che è? Concentrato di pomodoro, fiori di zucca, sardine, di filetto di merluzzo. Questi qui tipo infelicitici ad aria, 10 minuti sono pronti. Olive scolane, raga, le mie preferite. Tartuga iceberg. Zoe, questi qua sempre per fare sughi, robe varie. Affettati. Fragole, bellissimo aspetto, raga. Devono essere con il contenitore nero. Sono quelle migliori, secondo me, cioè guardate. Coranzella, mua. Cornetto arancella. Boh, mi ispiravano. Estate al limone. Fagiolini, bellissimi. Abbiamo 7 euro di carne. Hanno la cacciatura, raga. L'acqua naturale, questo qua. Per i bebè. Tutta questa spesa, ho speso 80 euro. Che ne pensate? Secondo me è bella e sostanziosa. Questa, raga, per una persona dura i secoli di secoli. E consigliatemi anche gli altri supermercati, perché non deve finire qui. Chissà se magari ne troverò uno migliore. Bye! Mi dispiace che non riesco ad essere mai costante in palestra, e invidio tantissimo quelle persone che riescono ad andare proprio ogni settimana e dicono: io ho super voglia. Io non riesco, ma mi trovo ogni volta 700 scuse. Oggi i capelli ce l'ho puliti, non ci posso andare. Non ho completini carini, quindi mi sento insicura. Ma in realtà lo so che la mia fobia più grande è le persone. Dai, mi faccio forza, andiamo. Ovviamente mi devo scordare l'accappatoio, quindi non mi sono potuta fare la doccia. It, perché qua hanno praticamente messo i braccialetti, quindi non mi devo portare tipo il lucchetto che è super scomodo, c'è cioè una cosa super comoda. E ho fatto dei progressi, ho perso un chilo, devo semplicemente allenarmi più spesso, il ragazzo mi ha detto, fine. Non ho ancora trovato un'unica tecnica fissa qui su Roma, che non sono esigente, voglio solo un parcheggio che non me le facciano gonfie. Vi lascio il sondaggio per capire quale volete fare, quale vi piacciono di più. Speriamo, speriamo,
Speriamo. Ci ho messo pochissimo, il parcheggio l'ho trovato subito. Stavolta avevo un botto paura di non poterle rifare, perché l'altra sembrava volta stesse nascendo un fungo, ma in realtà avevo dato solo una botta, quindi mi ha dato il via libera. Sono sincera, ho sempre paura che mi facciano male, quindi rompo un po'. Ma stavolta non ho neanche detto niente, ragazza, è stata super delicata. Soprattutto visto che ho l'iponicchio, si chiamano. Un pochino in fuori mi fanno sempre male, giuro. Ora vi racconto la mia esperienza finale. Risultato finale delle unghiette. Raga, sono letteralmente stupende, sono pazzesche. Lo sapete, io sono super esigente con le unghie e lei è stata veramente super delicata, super precisa, super perfetta. Però nei commenti, se avete altre estetiste da consigliarmi, scrivetemelo qua sotto, o comunque se anche voi siete estetiste in generale e vi fa piacere, ditemelo. E niente, che poi mi hanno lasciato anche la brochure, e tanto che è un centro estetico, fanno praticamente un sacco di cose. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci aggiorniamo sulle storie. Io per tutto il resto della giornata farò così. Ciao, piacere, Jing. Get ready with me per rifare le unghie. Non so come farle, quindi aiutatemi a votare il sondaggio. Ma che ci siamo, devo troppo raccontarvi, raga, come ho tolto nail, perché ho visto che nessuno ne parla. La mia esperienza in generale. Allora, io avevo 3 nail. Premessa però, io prima di tutto mi sono assolutamente fatta fare una mappatura dei nail. Però ora il problema era capire come cacchio devo togliere questi nail, perché tutti i chirurghi mi avevano consigliato di asportarlo chirurgicamente, perché dice che la scelta più sicura. E la mia paura più grande era che lasciasse, diciamo, le cicatrici sul viso, non è molto carino. Faccio di testa mia e vado da questa ragazza cinese che mi li toglie con il laser. Tutto ok, sono contentissima, fino a quando bellissimamente mi rinasce il neo, specialmente qua. E proprio mi disse: guarda, se vedi comunque che ti nasce, è normale, perché alcuni sono molto molto in profondità, ritorna da me e lo rifacciamo. Andiamo a scegliere i gioielli. Comunque non mi piaceva più, quindi decido di andare in Cina. Dico: zia, ti prego, fammi togliere questi nail. E mi aspetta col laser. E mi guarda e mi fa il laser. Ma il laser è tipo una procedura antichissima. Facciamo con la medicina cinese. Tipo dico: vabbè, fai te, basta che me li togli. Io li ho tolti a settembre, mi sembra. Adesso sono passati in circa 6 mesi per la totale guarigione. Se capiterò in Cina, sicuramente lo andrò a rifare. Ci aggiorniamo poi sul risultato di come farò le unghie, sulle storie. Mi è appena arrivato il pacco di House Labs, raga, non ci credo. Stiamo pure andando a giocare a biliardo e io sono letteralmente incapace. In tutto ciò, tra 7 minuti devo essere lì, boh, non ci sarò mai. E adesso iniziamo a provarli. Io inizierei dal blush. Raga, oh mio Dio, è pure l'illuminante. Sono troppo curiosa di provare lui. È praticamente gel powder highlighter, è veramente super leggero, quindi vado a mettere lui, che è questo pink. Per le labbra invece abbiamo un lip oil, un lip glaze e questa qua, diciamo che è una tinta, però essendo che è rossa la regalerò sicuramente la mia cinquina, che a lei piace. Andrei di lip oil, visto che va a matchare perfettamente questo blush. Che cute. La formula è super morbida. Io vado ad abbondare di blush, raga. Sincera, a me piace un botto, soprattutto questo lip oil che va leggermente a colorare le labbra di tipo questo rosino scuro. E niente, ovviamente vi aggiorno su come va stasera, raga. Sulle storie. Bye! Ha una consistenza stranissima. Mi trucco con voi con prodotti mai utilizzati. Sono veramente super curiosa di provarli, anche perché era da un botto di tempo che volevo fare questo video. Inizio direttamente con questo siero primer di Astra. Va shakerato prima di utilizzarlo. E all'interno mi sembra che sia qualcosa oro. Ok, è molto molto liquido. Sembra tipo unto, sembra tipo un olio. Cacchio, devo mettere prima la crema solare. Però essendo che questa è a stick, sinceramente non l'ho mai provata in tutta la mia vita. Andiamo a provarla. Molto comoda per l'estate, magari per riapplicarla. Allora, direi di passare questo fondotinta nuovo di Make Up For Ever. È praticamente una versione glow. E perché no, andiamo a provare anche questa nuova sponge di Make Up For Ever. Dicono praticamente di utilizzare la parte piatta e stenderla in questa maniera e poi semplicemente
utilizzare questa parte per sfumarlo. Allora, sinceramente preferisco, raga, lo spongione, che ci metto veramente pochissimo per stendere il tutto. Allora, la copertura di questo fondotinta secondo me è media, però raga, come vedete ha una texture leggerissima ed è super mega idratante. La shade è perfetta, ma secondo me per il risultato che voglio ottenere è leggermente un pochino giallino. Oh, finalmente, da quanto tempo volevo provarlo. È praticamente il nuovo, tra diciamo i nuovi correttori, color corrector soprattutto di Huda Beauty, colorazione peach. Provo a metterci un altro correttore sopra. Questo è diciamo un correttore che uso sempre per illuminare. Mi sembra molto più luminoso rispetto al solito. Molto meglio, molto molto meglio. Purtroppo non ho nessun nuovo blush da provare, quindi andrei a utilizzare questo, che è tra i più recenti, Dragon Fruit Days. È praticamente questo pink troppo troppo cute. Di solito a me le polveri non piacciono, non fanno impazzire perché vanno a crearmi la macchietta, ma questo qua, raga, si comporta benissimo, si sfuma benissimo e non lascia, come vedete, nessuna chiazza. Allora, ragazzi, il pezzo forte, l'ho visto virale ovunque, è tra i nuovi lip gloss di Fenty, questa colorazione in particolare. Io non vedo l'ora di provarla. Sti Fenty non deludono mai. Look finale completato. Oggi mi sento così sincera. A lui non gli avrei dato una lira. In realtà fa una base. La base sta basando. Niente, se aggiorniamo sulle storie.